Wattei a tutti ciurma e benvenuti Reggio Carino in questo nuovissimo episodio su The Quarry. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, ve ne chiedo davvero pochissimi, è soltanto questione di un secondo, quindi mi raccomando spolliciate. Quindi, signori, e quindi eccoci qua di ritorno dopo che anche l'ultima volta di ciccia, ragazzi, ne abbiamo vista veramente poca. Soltanto verso la fine ha cominciato finalmente a succedere qualcosa di interessante. Una creatura non ben definita ci ha aggrediti nel bosco. Il povero Nick molto probabilmente è stato bello che divorato, mentre la cara Abigail, ragazzi, sembrava essere riuscita a darsela a gambe, ma non è detto. Per cui io direi di non perdere più tempo, torniamo a giocare. Cosa ci aspetta? Altra musica coperta da copyright, questo sicuramente. Io vi chiedo scusa ragazzi per questi disagi, ma sapete che YouTube può rompere un pochettino le scatole. Non era facile farli incazzare tutti, Caitlin, complimenti. Ah, o forse ad Abby serviva una spinta. Sei un genio del male. Chi dei due farà la prima mossa? Nico o Abby? Fammi pensare. Per me nessuno. Non so, per me Nick nasconde una belva. Solo se con belva intendi un docile e pacato cagnolino. Non farti ingannare dalla calma aria da bravo ragazzo. Sotto quei vestiti c'è un fuoco che brucia. Ma che cazzo? L'hai notato anche tu, eh? Bene, che volete fare ora? Giochiamo ancora? Sì, solo noi tre. Ok, Dylan. Obbligo... Attenzione. Sembrava Abby. Oh mio sì, Dio. E l'urlo era abbastanza preoccupante. Ma da dove veniva? Da Monculo Piccio, dal bosco, da dove minchia deve arrivare. Tra l'altro, Abby, ragazzi... aiuto! Mi prego! Aiutatelo! Adesso sì, abbiamo purtroppo ragazzi la risposta a tempo, attenzione. E quello c'è, a cui poi sono stata a pensare ragazzi, che l'unica regola che gli aveva dato Mr. H da seguire per quest'ulteriore notte che dovevano passare ad Hacker's Quarry era stata non andate fuori. E sono stati capaci di fare un cazzo a riguardo. Bravi ragazzi. Che cazzo è successo? Ehi, che è successo? Abby, che è successo? Brian! Dobbiamo sapere... È spaventata, dalle un secondo! Ok, ok, va bene, ma vorrà pur capire che... Vai da Nick! Vai! Ci penso io, va bene, ci penso io. Ok, ci penso io. Cioè, così su due piedi, non sappiamo neanche che cazzo sia successo. E lei mi grida. Quel fucile non è molto preciso, stai attento. Quindi lei mi punta il fucile in faccia e mi dice: vai da Nick. Così. Ok, ok. Bene. Io ho capito, è spaventata, tutto quello che vogliamo, però. Magari, cioè, poteva perlomeno dire: Nick è stato aggredito. Cioè, un minimo di info. Un minimo di info. Vabbè, come non detto, lo diamo per buono. Andiamo a fare i supereroi della ceppa. Andiamo. Mazza che agilità sto ragazzo. Io direi di seguire il sentiero. C'è il sentiero, io seguo il sentiero ragazzi. Non ci vado manco per il cavo. No, ma perché mamma? Ma se l'ho spinta in giù la levetta. Perché ha detto che l'ho spinta a destra? Che cazzo? No, vabbè, raga. Cioè, ci staranno tipo due quick time event in tutto il gioco e la sensibilità va a farsi friggere non so per quale motivo. Il sentiero. Sperando di non sbattere di nuovo la fronte contro un ramo. Cioè, raga, io veramente... sono senza parole. A volte la scorciatoia può essere la strada più sicura. Bello il passetto finale, molto aggraziato. Ok, stavolta me l'ha data per buona. Ok, anche stavolta me l'ha data per buona.
avresti quick time events, ragazzi, un po' scialbi, nel senso la levetta analogica. Niente di troppo impegnativo. A che devo sparare? A che minchia devo sparare? Io non sparo a qualcosa che non vedo, è Nick. Meno male. Oh mio Dio del Gesù! Come sta ridotto! Sì, andiamo subito. Andiamo. Sì, ma prendilo, aiutalo! Cioè, non si regge in piedi e continua a stare lì a guardarlo come se, non lo so, fosse ricoperto di merda e si stesse chiedendo: ma perché sei ricoperto di merda? Ok. Ah! Jacob è in mutande, ragazzi. Che cos'era quel... Perché? Ma perché si è... Cioè, perché non si è un minimo rivestito? Cioè, sta andando scalzo in mezzo al bosco e in mutande. Ho una ragazza mezza nuda che mi aspetta. Che sto facendo? Ok. Le cose importanti della vita. Senti gridare un'altra delle compagne. Sti cazzi, del resto. Ok. Dovrebbe, uso il condizionale, essere un cinghiale, ma sembrava strano quel grugnito. Chiami? No. No. No, no, no. Io direi di starcene in silenzio, di non attirare. Dio di Gesù! Bene, adesso che siamo appesi come salami, il top del top. E ci sto a provare. Porca vacca, Jacob. Pare che c'è tutti sti muscolazzi. Oddio, non mi tocca. Salve, buon uomo. Lei chi è? Io non so se anche il tono può influenzare quello che succederà poi. Magari se lo minaccio si arrabbia, questo tenero omone. Fammi scendere, proviamo a non essere troppo aggressivi. Ti prego, liberami, dai. Fammi scendere, ok? Non farmi del male. Oh Cristo, ma che cazzo fai? Che deriva con quello. Guarda che non sono uno dei tuoi cinghiali da... Ah, ok. Da squartare. Figlio di troia. Ma non insultarlo. Cioè, ho scelto la via del silenzio prima e lui si è messo a dire Eila. Ho scelto la via della gentilezza e moglie dice... Gli dice figlio di troia. Getti la terra. No, 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 no. No, no. È meglio se chiudi gli occhi. Che fai? Ma che cos'è? Ma che cazzo fai? Aiuto, aiuto. Fa tanto schifo, eh? Ma è per il tuo bene. Ma perché? What the fuck? Dove te ne vai, ragazzina? Ragazzina qui. Che fai? Perché sta cosa? Ma che cazzo? Oh mio Dio. Ma che cazzo? Ecco, infatti. Povero cinghiale. Ok. Ok. Ah, siamo tornati alla nostra cara signora. Questa volta solo un batter d'occhio e ritorni di nuovo da me. Visto? Quindi? Allora? Cosa abbiamo? Quest'oggi ben due carte, signora. La stella e la torre. La stella.
Stelle, stelle nel cielo notturno, fari di luce, sogni di gloria, speranza, o un ricordo della nostra insignificanza. Terribile disperazione, devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza e a volte verità. Mi riguardo la torre. La torre. Liberarsi dei problemi. Fuggi oppure lotta? Questa è la domanda che tutti ci poniamo, ma spesso, pur lasciando le insidie, ci troviamo comunque di fronte al pericolo. Già. Fa attenzione. Forse è il tuo ultimo passo. Grazie, signora, per i consigli. Ricorda, non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Assolutamente d'accordo. Vuoi che te lo mostri? Ogni volta sta domanda mi lascia perplessa. Io direi di sì, ragazzi. Cioè, vediamo di più quando possiamo approfittarne. Sì, bene. Ma posso indagare di più solo su di un possibile futuro. Ah, dunque, su quale sarà? Scegli. Non ci credo. Soltanto una delle due cose possiamo vedere. Beh, vederle tutte sarebbe stato fin troppo facile, quindi direi che mi butto più sulla torre, che mi sembra più minacciosa come carta. Vediamo un po' cosa ci mostra. Ritornaci allora. Ritorna ad Hackett's Quarry. Non vorrei, ma... Ad Hackett's Quarry te ne ritorni. Ah, ti divertirai. Che simpatica questa nonnina. Davvero, mi spiscio tantissimo. Quindi allora, qualcuno può rischiare di rompersi l'osso del collo. Grazie anche per questo suggerimento. È assolutamente stato incredibile. È stato... Non è... Non niente, so panico. Era veloce. C'era un cacciatore. Ed era... Oh, Abby. Tieni, tieni. Cosa? Prova a disegnare. Disegnare cosa? Cosa? La cosa che ti ha aggredito. Perché? A che pro? A cosa servirà mai comunque? Ah, beh, sono riusciti a tornare. Mamma mia. Il dissanguamento. Mick. Senti, sai cosa è successo? Era un animale. Dove Abby? Proprio andato. Ma dobbiamo sapere com'è andato. Ok. C'era... C'era un tipo lì, ma... Anche una specie... Un animale. Non si è visto, cazzo, non si è capito. Che cazzo di animale fa una cosa così? Un orso. Se lo ridite me ne vado. Io... Ehi, 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 sta bene. Sì, è proprio lì. Artigli e... Eccola! Credo fosse un orso. Un orso adulto l'avrebbe schiacciato. Avevamo detto che non c'erano orsi. No! Cazzo! Guarda là, guarda! Guarda. Quella roba nera! È un'infezione! E si sta diffondendo! Non va bene, per niente bene! Cioè... Fermi un attimo. Allora, a parte che hanno di nuovo dato la colpa agli orsi, uno mi potrebbe venire a dire, penso sia l'ipotesi più probabile da tenere in conto, visto che è un bosco, visto che comunque è pieno di sangue, è stato dilaniato, eccetera eccetera. Ma se continua di no, ma se sappiamo che non ci stanno gli orsi, ma gli orsi si saranno un po' rotti le noci d'essere accusati sempre così. Comunque adesso lui ha parlato di un'infezione, nel giro di 5 minuti forse, massimo 10 minuti, che si sia già diffusa così visibilmente un'infezione mi sembra abbastanza improbabile. Però se è un'infezione, qualsiasi cosa stia uscendo dovrebbe continuare a uscire. Se è sangue bisogna tenere premuto, se esce pus o schifo o roba del genere, di regola lo si dovrebbe far uscire. Quindi io penso che non terrò premuto, sperando di non fare una cazzata. Ha parlato di roba nera. Ah.
Brian. Dobbiamo amputare. Che cosa? Fatto prima che l'infezione si diffonda. Scusate ragazzi, ma fatemi ride tantissimo. Ci arriva questo pinco pallino qualunque che non si sa manco ritrovare pisello la mattina. Dobbiamo amputare. Ma che cazzo? Cioè, di solito si amputa quando c'è una cancrena, cioè quando veramente ormai i tessuti e l'arto è morto. Non perché tu pensi ci sia un'infezione prima che l'infezione si diffonda, ma nel giro di così pochi minuti. Ma di che cazzo stiamo parlando? Boh, a me mi sembra tutto assurdo, ragazzi. Io dico perché? Perché dovremmo farlo? Non lo so, ma guarda quella roba nera. Ma che cosa, roba nera? Dove? Ti sembro forse un dottore? E allora che cazzo dici? Oddio l'incoerenza, ragazzi. Prima dice dobbiamo amputare e poi dice ma ti pare, ti sembra un dottore, che ne so io. Ma di che stiamo parlando? Guarda, molto utile. Ma giustamente non ha visto una ceppa perché era tutto buio. Ne ha visto solo l'ombra, la sagoma. Dice disegnalo. Chiama. Ehi, ho un fucile e lo so usare. Diciamo, ammetti di essere Ryan, un imbecille. Se fossi Jacob Bohème. E se non fosse così? Sta attento. Madonna, raga. Allora, sta cosa la sto odiando. A cosa dovrei sparare? Tra l'altro, a cose che non vedo. Nulla. Sì, ma se n'è andato. Scappa che è meglio. Non fa il gradasso, zio, che ci coraggio. Rimetti le chiappe. Allora, la baita ora non sembra tanto male, vero? Già, infatti ci dovevate restare, testa di cazzo. Oddio, oddio, ma dove, dove si muove, dove? Oh, la puta madre, che c'è? Fermo, sono qui per voi. Troia. Nick. E sta bene. Hanno aggredito Nick e Abby. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? E qualcuno ha dei vestiti asciutti, sto congelando. Le borse sono nel furgone. Ah, merda, hai ragione. Morirà assiderato. Se non l'ha ucciso la creatura o non lo so che, o il cacciatore, morirà di freddo. Emma l'ha lasciata a Mokulo Beach da solo. Jacob, dov'è Emma? Cazzo! No! Cristo santo! L'ho lasciata! Emma è sull'isola, le ho detto di aspettarmi lì. Povera. Aspetta, l'isola? Sì, perché? Oh, no, è che mi è sembrato di vederci qualcuno. Qualcuno? No, io non lo so, non ci pensare. Cazzo, l'ho lasciata da sola! Bravo. Beh, infatti, credo che noi andremo alla baita. Senti, perché sei coperto di quello che spero sia succo di fragola? Sì, no, mi sa che è sangue. Ecco, c'era questo tizio, una bottiglia. Non so che altro dirti, è una lunga storia. Ma racconta le cose! Ma perché sì, non raccontano? Un bel casino. Devo andare da Emma. Che fai? Ehi, mi serve, ok? Chissà cosa c'è in giro. No, ci serve per Nick e Abby. Sì, e io devo aiutare Emma, ok? È rimasta sola. Ma non sai nemmeno se è nei guai. Presto ci finirai tu nei guai. Vuoi farmi incazzare? No, sto provando a salvare la mia ragazza, stronzo. Ho i miei dubbi che sia la tua ragazza, amico. Non giocate con quell'affare. Lasciagliela. Ma che cazzo? Finitela, cazzo! Siamo nella merda, cazzo! E voi fate gli idioti, tutti e due! Jacob, questo resta a noi. Nick e Abby sono feriti. A noi serve di più. C'è qualcuno qui. Sì, ma... Ryan! Scusate. Che stronzata! Portala al sicuro. Se è sull'isola, non corre pericoli. Quello che però... Cioè... E rischiare un altro incontro ravvicinato con Rambo?
No, grazie. Forse c'è una barca alla teleferica. E comunque, posso raggiungere l'isola da lì. E allora vai, fai. Cioè, stiamo stati... Torniamo alla baita, cerchiamo aiuto. Se deve rientrare nel bosco, una questione. Portatelo! Ehi, un'idea. Ah. O se no, l'aiutate è sotto spalla. Scusa, eh. Ok, diamo un senso a questa serata. Ok, lei è mezza nuda. Ok, indovinello. Chi ha due pollici e si ritrova tutta sola soletta su un'isola sperduta di notte? Questa scema... Beh, un pollice. Un pollice disponibile. Ok. Ed è qui, su questa strana isola disabitata, che questa giovane eroina trova se stessa. Ok, riassumendo, mi sono ritrovata sola su un'isola minuscola, da sola, senza niente da fare a parte riprenderla per voi. Quindi andrò alla casa sull'albero, che sembra affacciarsi su un panorama davvero, davvero incantevole, venite. Le cose stanno così. Non voglio tornare indietro, ovvio, ma anche se volessi... Non posso, dai, sembrerei una che non sa stare da sola mentre lui se n'è andato così, su due piedi. Ah, mi sto lamentando. Beh, esplor lamentando. Oh, fanculo, andiamo. Alla casa sull'albero, compagni d'avventura. Bene. Va benissimo. Davvero benissimo. Allora, cosa abbiamo qui? E questo è il rifugio per le riunioni. È un rifugio dove... riunirsi. Ok, sto provando a renderlo interessante, ma a volte le cose sono quello che sono. Dovrei ridere. No, succede davvero. Anche in amore. No, perché se, insomma, se deve far ridere, la posso provare a fingere una risata, eh? Assolutamente. Quest'isola è una parte della cava rimasta intatta che si è ripopolata dopo essere stata sommersa dalle acque. Fico, vero? Ok, quando ero piccola, credevo che le isole, galleggiassero sul pelo dell'acqua, come i materassini. Ma ora sono adulta e più saggia. Mm-hmm. E ho capito che nella vita niente è come sembra. Come quando sarebbe dovuta essere un'avventura estiva e ti ritrovi a fare da babysitter a un bambinone che soffre perché non vuoi fare sul serio e scrivergli lettere d'amore tutti i giorni. E già che ci siamo, non mi dispiace se ne parlo, giusto? Perché? Perché tocca a me scusarmi quando è lui che incasina tutto attaccato come una cozza? Guardate. Questa è una metafora. Cioè, siamo a un bivio. Appropriato. Ecco la grande domanda. Prendo la via più ovvia, letteralmente, e lascio perdere, o vado avanti su questa strada e mi lamento della mia stupida vita noiosa? Io, dato che non siamo dal vivo, sta a me la scelta. Che dramma. Dover prendere una decisione da sola, il dramma più assoluto. E tra l'altro devo dire molto rispettosa dei sentimenti altrui, visto che stai deridendo quelli di Jacob. Che lui sia un coglione siamo d'accordo, però il rispetto è un'altra cosa. Andiamo a farla lamentare della sua vita noiosa. Ormai siamo in ballo, non ci resta che ballare. Sapete che c'è? Ero davvero contenta, pensando al futuro, giuro. Ho passato una bella estate, ma il meglio deve ancora arrivare. So che quando posterò il video a Ketsukori sarà soltanto un ricordo lontano. So che è solo una notte e che tutte le occasioni vanno colte e bla 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 bla. È che... non voglio accontentarmi di ciò che ho intorno, capite? Abby crede che io sia una persona coraggiosa, ma in realtà... cerco disperatamente di stare a galla in un mondo in cui tutti vogliono emergere.
Ok, quindi fa tanto la splendida, tanto la VIP, ma poi in fondo sente un gran vuoto. Ma dai. Ok, sentiamo che altro ha da dire la nostra principessina. Le cose quelle belle, intanto guardiamoci bene intorno sperando di non perdere altre carte, perché sennò la nonnina poi si incazza. Ehi, c'è qualcos'altro qui? C'è qualcun altro qui? Spero sinceramente di no, da un lato, ma di sì dall'altro. Ammetto che non è male. Sapete, è la prima volta che sono sola quest'estate. E mi piace. È un po' la riprova di quello che dicevo su Jacob. So che sarebbe dovuto tornare a prendermi, ma ora che sono da sola, mi piace. Scusa, Jacob, se stai guardando, non prendertela. Sono fatta così. Va bene, vero? Certo. Sì, va bene. Non so che cosa significhi no, non siamo pari, sinceramente. Ma tanto questa l'ho detto, ragazzi, c'è proprio l'aria da vippetta, presuntuosetta del cazzo. Quindi io direi non siamo pari, vediamo che cosa vuol dire. In realtà non siamo a posto. Mi hai lasciato su quest'isola da sola. Oh, giuro che gliela farò pagare. Vediamo che fare. Brainstorming. Ok, potrei legargli insieme le scarpe. Ah, troppo scemo. Non so nemmeno se Jacob sappia allacciarsele da solo, in effetti. Un lassativo nel bicchiere? Mi sa che forse è un reato. Mi serve un'ispirazione. Vi direi di lasciarmi qualche idea qui nei commenti, ma quando tornerò ormai sarà troppo tardi. Potrei iniziare una serie sugli scherzi? No, quei video vengono sempre un po' finti. Cavolo, che fine ha fatto la cara vecchia autenticità? Parte molto interessante anche questa. Quindi allora, no, mi piace stare da sola, però appunto poi viva la coerenza. Mi ha lasciato qui da sola, se non stronzo, sono aggressiva, bla bla bla. Qua cosa abbiamo? È caldo ancora, l'abbraccio. A pensarci bene, come poteva essere Mr. H se lui era già la baita? Indizio scoperto. Scatola di fiammiferi. Una scatola di fiammiferi dell'Harbinger Motel. Ah, era quello che aveva consigliato, ragazzi, il poliziotto nella intro. Alcuni sono stati spezzati e sulla confezione particolare ci sono dei segni. Il corvo mai più. Mai più. Va bene, sto cercando di guardarmi quanto più possibile intorno, ragazzi, per vedere e ritrovare appunto qualche altra carta. Ma qua intorno sembrerebbe non esserci una beneamata ceppa. Però prima di salire, guardiamo un po' qui, vediamo. Pure qua niente di niente. Qua il nulla cosmico più assoluto. Se vado di qua, posso scendere addirittura, attenzione. Forse qua sotto ci sarà qualcosa di interessante. Temo proprio di no, semplicemente. Esatto, non c'era niente neanche qui. Bene, anche il lato esplorativo devo dire è molto molto entusiasmante. Per carità, molto simile a quello degli altri giochi della Supermassive. Però sto notando, ragazzi, che pure qui comunque c'è le cose da scoprire, ma a meno che non sono imbecille io, sono poche, ma comunque i percorsi sono abbastanza limitati, quindi non mi sembra di perdermi io qualcosa, almeno spero. Va bene, saliamo un po'. Mi sa che dovrò salire con una mano sola. Ah, brutto segno, vero? Continua nonostante tutto a salire la genia con un cellulare in mano, tra l'altro. Voglio che sappiate che me la sto cavando alla grande con la scalata. Ok, questa è la super lussuosa casa sull'albero.
ovviamente. A parte che... Costruita nell'anno 1800 culo da un architetto cieco, con legna di pessima qualità, chiodi arrugginiti e nastro adesivo che neanche esisteva. Un classico dell'edilizia locale. Tesoro, sono a casa! Come dici, scusa? Ho scordato di mettere a letto i bambini. Ma bene, che gran bella accoglienza. A parte che si inquadra sempre solo lei, che cosa dovrebbe vedere il suo pubblico? Dettagli. Non so quanto stia dicendo la mia faccia in questo esatto momento, ragazzi, ma penso che stia esprimendo abbastanza quello che sto provando. Cioè, un allappamento de palle è più unico che raro. Che meraviglia, i caricamenti infiniti. One eternity later. Ce l'abbiamo fatta? Adesso deve avere pure un attimo per ripiarsi. Rifatevi gli occhi, gente! Il fascino del campo estivo tutto per voi. Oh, guarda, sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Forse è stato uno dei bambini, oppure qualcuno dei ragazzi, non so. Ma non riconosco niente qui. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Rovestiamo senza vergogna. Sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Forse è stato uno dei bambini, oppure qualcuno dei ragazzi, non so. Okay. Ma non riconosco niente qui. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Si è rimesso in pari. Rovestiamo senza audio, vergogna video, tra le cose altrui. Oppure apriamo quella inquietante botola e moriamo di un'orribile e tragica morte. Qui non ci sono risposte giuste. Ma te la stai tirando? Gesù santo. Non lo so, direi che proviamo a farle correre il rischio di cui ha appena parlato, ragazzi. Apriamo la botola. Continua a bloccarsi. Addio, cose mondo meravigliose. Addio, mondo crudele. Che cazzo sta succedendo? Io pensavo fosse un bluff, sinceramente. Non pensavo che... Emma è morta, vuoi provare a salvarla? Che cosa? Ti dà pure la possibilità di evitare di ucciderla? Ma davvero? Ma perché sempre facilitare così tanto le cose, regà? Ti giochi a scelte, so così. Hai fatto una scelta, ti è andata de merda, te la pigli così com'è. Non la uso un'altra vita. Emma è morta? Tanto piacere al cazzo. Io pensavo fosse un bluff, ragazzi. Non pensavo stesse proprio annunciando quello che le sarebbe successo. Quindi, amen. Doanna così, evidentemente. Mancherà tanto ai suoi followers. Sono abbastanza basita, ragazzi. A parte che il fatto che si blocchi, che si rallenti, questo non è un problema del mio PC, ragazzi. È che evidentemente è proprio stata ottimizzata di merda la versione per PC. Quindi il fatto che si blocchi, che si rallenti, eccetera, eccetera, non te fa manco vivere il pathos di determinate scene. Infatti quel coso gli è piombato addosso così. Intanto che si sono sentiti prima dei rumori. Insomma, regà. Tranquilla, sta bene. Mi è scioccata, davvero. Ti fa male? No, guarda, sta benissimo. No, no, scusa, ho solo... molta... Ti troviamo del cibo, ok? Sì, ok. Molta fame. Su, su. Cavolo, mangerei morendo, un cavallo. Sta morendo di sanguato. Non credo potremmo trovarti un cavallo, ma forse dei cereali.
Ah, io odio i cereali. Ah, prendi ovviamente la carta, ci mancherebbe pure che la mollo qua. La forza può sorprendere, conoscere la propria forza bruta, attingere da un'energia prima ignota. Suppongo che ci siano forze al lavoro dentro tutti noi e se con una mano sono in grado di dare, con l'altra potrebbero strappare via. Pure queste descrizioni un po' la cazzo dei cane. Ma a me sta venendo un dubbio. Lui è quasi morto dissanguato, quasi stato divorato vivo e quello di cui si preoccupa adesso è di avere fame. C'è qualcosa che puzza, ragazzi. È stata vista una roba nera vicino a una ferita. Non è che per caso mi state appioppando la questione che quella creatura, una volta che te morde, ti contagia, quindi poi te trasformi nella stessa identica bestiaccia? È per questo che dice che adesso c'ha una fame da lupi? Non lo so, mi puzzano un poco, ragazzi. Sinceramente. Fino a poco fa non poteva camminare. Questa è la chiave per l'infermeria. Vedi se trovi qualcosa. Speriamo almeno di riuscire a pulirlo. No. Ti prendo qualcosa. Noi cerchiamo un telefono fisso. Oh, sì, ce n'era uno nell'ufficio di Mr. H. Già. Torniamo subito. Ricevuto. Chi cosa sentirà il loro odore? Vabbè, spero che se la cavino. Andiamo sull'ottimismo. Speriamo che vada tutto bene. Credi che in infermeria sia rimasto qualcosa di utile? Caitlin sa il fatto suo. Dici, alla fine non doveva lavorare lei in infermeria quest'estate. L'hanno assegnata lì perché mancava un'altra ragazza. Meglio di niente. Andiamo a cercare aiuto. È strano vedere questo posto deserto. Non sei mai venuto qui di notte durante il campo estivo? Cosa? No, perché tu sì? Qualche volta, sì. Dove vai? Che fai? Ho sentito pronunciare il mio nome. Sì, ma dove pensi sentito. Comunque di andare? Pure sta voce che continua a chiamare. Non credo che la ferita di Nick sia così grave. Paranoico, beh, a sto punto è presto per dirlo. Chi lo sa? Beh, non lo sappiamo. No, davvero, l'ha detto Caitlin. Voglio solo dire che non siamo degli esperti. Per quanto ne sappiamo, potrebbe avere la rabbia o altro. Tu sì che sei ottimista. No, sono solo realista. Non siamo esperti, disse quello, di amputare la gamba al paziente. Chi chiamo? Mr. H? Ho solo il numero di questo ufficio. Ok, allora il 911? Vuoi dire il 911? Che dice il 911? Non saprei, io... Va bene, sì, ma che cosa devo chiedere? La polizia? Un'ambulanza? Di che c'è una cazzo di emergenza! Cioè, un tizio di loro è stato quasi sbranato. Ma appunto, dobbiamo scendere nei dettagli, zio santo? Dobbiamo chiedere esplicitamente un'ambulanza o ci possiamo limitare a urlare... Aiuto. Aiuto. Quindi mi diranno 911 mi dica, io invece aiuto. I miei amici sono stati attaccati da un orso o... non un orso ma un animale coi denti. E non sappiamo quanti altri ce ne siano né quanto siano furbi. Forse in questo momento si stanno organizzando per tenderci un agguato. Quindi mandateci un paio di ambulanze, d'accordo? Sì, così va bene. Ok. C'è. Morto. Ma tu guarda un po'. Che strano. Beh, è strano. A volte capita. Ma dai. Da queste parti. Nel momento in cui chiami la polizia? È una coincidenza. Certo. Hai provato quella cosa di... Cosa? Guarda.
che stai facendo? Non lo so, fanno così nei film quando il telefono non va. Premono quel cosetto. Noi non siamo in un film. Ok, va bene, però tu che ne sai? Forse è proprio quello che vogliono farti credere. Ok, questo telefono è fuori uso. A nessuno prende. Dove altro possiamo trovare una linea fissa? Non è una linea fissa, ma... Cosa? Nel capanno della radio c'è un po' di attrezzatura. Beh, se c'è una radio... Da dove facevi gli annunci? Dove componevo la colonna sonora dell'estate, sì. E dove facevo anche gli annunci. Lì c'è della vecchia attrezzatura, mi sa. Forse possiamo utilizzarla per mandare un messaggio. Va bene, sì. Andiamo e proviamo a contattare qualcuno da lì. Rimettilo a posto. Sei fuori di testa. Cioè, è l'unica arma che forse abbiamo per difenderci da non si sa cosa. Dice rimettilo a posto. Ma ti sembra la situazione normale quella in cui siamo? Il telefono è morto al momento in cui chiami la polizia. Sei fuori di testa. Tu sei fuori se credi che uscirò da qui senza qualcosa per difendermi. È più una questione di sicurezza. Oh, credi che mi farò saltare un occhio? Ho tutta la testa. Non fare lo stronzo, dai, so come si usa. Ok. Sarà stato il maltempo? Quale maltempo, Ryan? Forse... magari gli orsi? Mo bestemmio, orsi. Perché eh? Continuate a incolpare gli orsi? Che cazzo! E se avessi ragione, se l'orso che... ci ha tolto la linea e poi anche l'elettricità. Se quell'orso fosse in corridoio ad aspettarci? Giusto. Grazie. Meglio dire a Caitlin che stiamo andando alla radio. Avranno paura. Sì, ok, certo. Andiamo. Oh, mio Dio. Sai, credo sia meglio lasciarlo a Caitlin. Dalle il tuo fucile. E perché non le lasci il tuo di fucile? Perché io sparo molto meglio. Questo non puoi saperlo. Ok, potrei avere un'ottima mira. Potrei averla. Dalle il tuo fucile. Io ragazzi vi giuro che non so lo stato mentale in cui sono adesso, perché tutti questi dialoghi così sconclusionati e inutili e assurdi mi stanno spegnendo a poco i neuroni, quei pochi che mi sono rimasti. Quindi non faccio le scelte manco in maniera lucida, nel senso che non so manco se mi interessa fare le scelte giuste a questo punto. Tienilo. Assolutamente. No. Fanculo, me lo tengo. Senti, se quei cacciatori vengono qui non a scampo, è un bersaglio facile. Ti comporti da egoista. Non ti fa onore? No, provo solo a essere prudente. Non capisco perché devi fare lo stronzo. Senti, devi smetterla di darmi ordini, ok? Scusa, ma col cazzo che glielo lascio? Perché ne stiamo parlando? Dalle il fucile e basta. Non ci serve, abbiamo già un fucile. Cazzo! Serviva proprio. Hai finito? Hai finito con la predica? Oh, potrei continuare, ma sentiamo che hai da dire. Senti, lo so che sei responsabile e hai tutto sotto controllo. Un bravo a te, ma io finalmente sento di avere qualcosa che sembra un minimo di controllo sulla situazione. E tu mi chiedi di rinunciarci e per me è da stronzi, ecco. Oh, cazzo, è inutile parlare con te. Ma hai iniziato tu, bello. Beh. Interrompo qualcosa? Tutto per te. Non saprei davvero cosa farci, poi... Cioè, vedete? 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 Ma che cazzo... Oh, grazie tante, Dylan. Sei così generoso e affascinante. Certo, figurati.
Cioè, che minchia è servito fare una conversazione inutile sul tieni il fucile, dai il fucile, se alla fine glielo dà lo stesso? A che serve? A che cosa serve? Oddio, ragazzi, io vi giuro che sto raggiungendo i limiti della mia tolleranza riguardo questo videogioco. Cioè, io sono ancora interdetta, vi giuro. Io non riesco a capire perché lo abbiano fatto così esagerato. Io capisco, qualcuno di voi mi ha scritto che è stato volutamente fatto così, altri caricamenti infiniti, che meraviglia. Io capisco che sia stato volutamente fatto così, ma qui, ragazzi, siamo veramente al limite dell'assurdo, del cringe, dell'inutilità. Qua siamo veramente cioè hanno toccato il limite, forse lo hanno oltrepassato pure. Cioè, questi dialoghi non hanno il minimo senso, non hanno neanche la minima utilità, tra l'altro. Sti personaggi sono più piatti della tavola del mio cesso. E le situazioni non comunicano assolutamente niente. È passata quasi un'altra ora di gioco, ragazzi, e sono riuscita a far morire un personaggio a caso e non me ne è importato nulla. E per il resto non si è visto assolutamente niente. Solo uno dei cacciatori che sparge sangue su Jacob così, dice ti servirà e amen. One eternity later. Ok, ce l'ha fatta caricare, quindi dovrebbe avermi salvato qui la partita. Beh, ragazzi, io penso di aver appena espresso quanto penso riguardo quello che abbiamo visto anche oggi, riguardo quello che abbiamo visto fino ad ora in questa serie, e direi che la mia opinione, ragazzi, è abbastanza palese. Sono alquanto delusa fino ad ora e perplessa, davvero tanto, tanto perplessa. Vorrei dire di non esserlo, ragazzi, ma purtroppo è così. Ovviamente, come al solito, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao!